sufficienza, processo del significato di operazione aritmetica. L'addizione, per esempio, può essere unione, ma può essere anche aggiungere quantità, unire quantità e aggiungere quantità. La sottrazione può essere un confronto di quantità, cioè una differenza, può essere un resto, ma può essere anche un'addizione, una sottrazione complementare. Quanti non sono? E la moltiplicazione può essere un'addizione ripetuta, ma può essere anche uno schieramento, ma può essere anche un incrocio. La divisione può essere una divisione di ripartizione oppure di contenenza. Ci sono tanti concetti sotto le operazioni. Bisogna farli scoprire ai bambini e fargli scoprire che il segno aritmetico nasconde più significati. Ma questo lo dobbiamo fare con l'esperienza, cioè facendo proprio sbattere il naso al bambino rispetto a queste cose. Beh, è quello che dicevamo prima, reazione al testo e problema, col blocco e panico, non capace. Ci sono bambini che fanno così. Assenza di una qualsiasi riflessione critica sulla soluzione a cui si è pervenuta, vedersi il problema delle capre e delle pecore, gli anni del capitano. Cioè non c'è nessuna riflessione sul risultato. Affinità apparente con altri problemi. Ah, se questo somiglia a quell'altro, allora lo faccio uguale. Che magari è tutta un'altra cosa. Magari ci si permeiamo il contenuto. Non so, ho 5 mele. E 3 pere, quanti frutti in tutto? Ho 5 mele, 3 pere, quante mele ci sono in più? Si parla sempre di mele e di pere, però la formulazione del problema è diversa. Ma se io mi fermo semplicemente all'affinità di contenuto, riporto all'affinità di contenuto anche la formula risolutiva. Fissità funzionale lessico, ecco qua, questa è la mia grande battaglia. Le parole chiave. Questo no, secondo me è non un grave errore. Potrebbe essere che aiuta i bambini che hanno grosse difficoltà, bambini che hanno dei deficit cognitivi. Allora posso usare le parole chiave. Però se noi pensiamo che in tutto può essere sia un'addizione che una moltiplicazione, che un resto può essere sia una sottrazione che una divisione. Quindi, che in più è solo la quanti in più è una sottrazione e tante volte di più viene fatta come addizione. Quindi le parole chiave diventano un ostacolo alla soluzione del problema proprio perché incanalano i bambini in una fissità e da lì non ne usciamo. Poi in corrispondenza tra ragionamento risolutivo e calcoli effettuati sui dati. Magari il bambino a voce vi dice giusto come avrebbe risolto il problema, poi quando va a fare le operazioni fa tutto un gran macello. Quindi questo potrebbe essere anche un altro degli errori che noi troviamo sui bambini. E quindi lo svolgimento di un problema inizia sicuramente con un processo di traduzione dell'informazione contenuta nel testo. E una rappresentazione interna dei contenuti, utilizzando le proprie conoscenze, sia linguistiche, comprensione lessico e delle espressioni, e sia semantiche, interpretazione delle inferenze. Questo è importantissimo, soprattutto sui bambini stranieri. Bambini stranieri che non conoscono, che non hanno una ricchezza lessicale. Quindi qua abbiamo proprio un problema dovuto proprio al lessico. O le inferenze, adesso ne vediamo alcune. E poi c'è la pianificazione del calcolo, vabbè, siamo sempre rispetto a questo. Rosetta Zahn, le difficoltà sono spesso dovute alla fase iniziale di comprensione del testo. E fa un esempio: il primo livello è proprio il significato delle parole. La comprensione del testo è subordinata sia alla capacità di effettuare una lettura analitica del testo, sia quella di rilevare e interpretare aspetti semantici, per esempio dovuti al dizionario del lettore o all'enciclopedia del lettore. Il dizionario si riferisce al significato di una parola perché ha scarse competenze linguistiche. Mi viene in mente proprio i bambini stranieri. E il secondo elementario è una bambina polacca, che parlava perfettamente l'italiano, per carità, sì, se l'arrangiava bene, e per casa, ma
No, perché ero in classe, stavamo facendo così un'esercitazione e c'era il nonno di Luigi va nel bosco e va a prendere, raccoglie 12 porcini. Arrivato a casa si accorge che tre porcini sono avariati e li elimina. Rappresenta la situazione. Porcini sono diventati porcellini. Fatto 12 porcellini e li ha eliminati 3, perché per lei porcini, tra l'altro, non so se ha anche una derivazione, una radice in polacco, che porco è proprio il maiale. Quindi lei porcini erano i porcellini piccoli. Oppure parole polisemiche. La partita di mele, cos'è? È una partita che si gioca con le mele? Una partita di calcio, una partita di mele, è una partita che si gioca con le mele. Quindi le parole polisemiche anche potrebbero portare fuori. Vediamo, per esempio, quello che vuol dire il dizionario. Cosa vogliamo dire col dizionario? Cioè la parola polisemica. L'ometto giaceva per terra, il vestito spiegazzato e impolverato. Lo sguardo del signor G era colmo di sdegno. Chi è stato a fare questo? Però sull'ometto non senza fatica, non era così leggero come era sembrato vederlo abbandonato al suolo. Si girò intorno e individuò subito i due colpevoli. Lo guardavano con strapotenza, senza un'ombra di pentimento. Si slanciava su di loro, ma fu fermato dalla moglie, accorsa alle sue urla. Non così, ti aiuto io. Di lì a poco tornò, l'aria tranquilla ma determinata, in mano teneva un ferro da stiro. In questo caso l'ometto, dalle prime righe, si pensa sicuramente a un piccolo uomo che è caduto. In realtà l'ometto è l'appendiabiti. Quindi non ti preoccupare, 2 minuti te lo stiro e a posto come prima se la farai arrivare puntuale alla riunione. È una parola polisemica. Ometto può essere l'appendiabito, ma può essere anche un piccolo uomo. Due significati. Il signor G da qualche giorno ha un torcicollo. Il terzo giorno il torcicollo gli fa male e lui decide di andare dal dottore. Il dottore dice: non è niente di grave, comunque le metto un po' di creme e una fasciatura. Tornando a casa, il signor G incontra un suo amico che, vedendo la fasciatura, gli chiede: cosa hai fatto alla mano? Il signor G gli racconta il torcicollo. Ci accorgiamo subito che c'è qualcosa che non va in questo. Perché torcicollo, cosa c'entra la fasciatura della mano? Ci accorgiamo che c'è qualcosa, in effetti il torcicollo, vediamo se riesco ad andare, ecco qua, è un uccellino. Quindi anche qui fa parte del dizionario. Quanto so io dei termini, del significato delle parole. L'enciclopedia invece riguarda l'esperienza che ho nel mondo, la conoscenza del mondo. Noi Giovanni voleva comprare un regalo a Carlo per il suo compleanno, perciò andò a prendere il suo maialino, lo agitò, ma non udì nessun rumore. Avrebbe dovuto fare un regalo a Carlo con le sue mani. In questo caso il suo maialino si intende il salvadanaio. Però un bambino che non ha mai visto un salvadanaio, forse a forma di maialino, si immagina la scena e dice: è andato a prendere un maialino, lo ha agitato, il maiale, e non fa nessun rumore. Bene. È una scena, se non altro, che fa sorridere. D'altra parte, maialino, maialino è maiale. Se io vado a vedere sul dizionario, maialino è il diminutivo di maiale. Non esiste il maialino come sul dizionario, come salvadanaio. Questo fa parte della conoscenza del mondo. Per quanto ho esperienza che i salvadanai possono avere la forma di un maialino. Qua anche non c'è niente come parole che è riconducibile a un dizionario, però è una situazione che mi fa subito pensare a qualcosa di diverso da quello che in realtà è. Appena la vide, capì che c'era qualcosa che non andava, stava rigida, senza sorriso, che gli piaceva tanto, quasi impettita. Cosa ho fatto questa volta? Chiese, calcando la voce in modo un po' sbarazzino, un po' provocatorio, sperando di sciogliere il gelo fra loro. Ma non funzionò. Lei prese dalla borsa un foglio e lui, riconoscendo la propria scrittura, si sentì mancare. Si sentì mancare la terra sotto i piedi. Perché aveva scritto quel numero? Ora sicuramente avrebbe dovuto subire un interrogatorio. La conosceva ormai, non si fidava ancora di lui. Te l'ha dato Anna, vero? Chiese lei, con aria più delusa che aggressiva. Lui cercò di difendersi, posso spiegare? Non è come sembra. Lei lo guardò con tristezza. Siete tutti uguali. Lui abbassò lo sguardo, sconfitto. Qui si crea la situazione, si pensa tra coniugi, tra fidanzati, tra
tra uomo e donna. In realtà no, si tratta di un bambino che ha fatto il bigliettino durante un compito. Quindi anche qui abbiamo un'interpretazione secondo gli schemi enciclopedici che noi abbiamo dato come riferimento, cioè riferimento alla nostra vita quotidiana. Quindi il bambino aveva il bigliettino con la soluzione dell'espressione del compito di non so cosa. Quindi anche qui. Poi ci sono le inferenze implicite e non detto. Implicite e non detto. La strega pasticcia ordina ai suoi gattini buffetti. Questo è un libro bellissimo, ce l'ho anch'io. La gatta, come si chiama? La strega pasticcia si chiama. Gatto c'è, gatto non c'è, qualcosa del genere. La strega pasticcia ordina i suoi gattini buffetti stando tanto di lucidare tutta la lunga scala che porta alla torre più alta del castello. Buffetto lucida 20 scalini, stando tanto lucida 3. Lo spiega ne lucida 7 più di lui. Quanti scalini è la scala? E chi ha detto che hanno fatto tutta la scala? Chi ha detto che a un certo punto non si siano fermati, hanno fatto questi scalini ma non hanno finito la scala? Questo è un implicito, un non detto. Si presuppone che la scala venga lucidata completamente, ma è lecito immaginare che i protagonisti si fermino stanchi e affaticati prima di portare a termine il compito. Quindi la domanda non è coerente col testo, cioè nel senso lascia un non detto che potrebbe essere interpretato in modo diverso. Un secondo livello di comprensione sono i legami tra le parti, le anafore e i legami tra le parti, tra le parti c'è la domanda. Le anafore sono praticamente tutti pronomi. Pensate l'uso, gli stranieri con i pronomi ci vanno proprio, fanno a pugni. Sandokan né lucida 3, né cosa. Si riferisce a Scalini, però i bambini che padroneggiano poco la lingua italiana, quel né non dica niente. Quindi Sandokan è lucida 3. Vabbè, ne lucida 7 più di lui, quindi e lui chi è? La strega ne lucida 7 più di lui. Più di lui chi? Sandokan o Buffetto? Non si sa. Quindi anche qui c'è l'uso delle anafore che può indurre a interpretazioni diverse. E ancora, legami che ci sono tra le parti del testo. Quindi le informazioni sono contenute alla domanda, sapendo che quanti. Cioè, è come se quanti sono tutti impliciti che ai bambini sono fuorvianti perché presuppongono già un livello superiore di comprensione. È il se allora, che è un livello di comprensione molto più elevato rispetto a quello che possono fare i bambini. Molto meglio dividere il testo in due parti. Formulazione domanda tipo calcola. Sapresti dire anche no, vuoi aiutare, ma neanche per sogno, vuoi aiutare, un bambino può dirti no e ha finito. Sapresti dire no, ma ci sono i bambini che lo fanno, eh? Io, i bambini prima soprattutto, no? Sapresti dire quante fragole ha raccolto Anna? No, ti rispondono, proprio no. Oppure vuoi aiutare, qua c'è scritto a dividere i parti uguali, ma vuoi aiutare la mamma a contare? No, posso anche rispondere no, è una risposta coerente, eh? Domanda e rispondi. Ecco, quindi questo è come posso in qualche modo, come ci possono essere in qualche modo interferenze sull'interpretazione e sulla rappresentazione delle informazioni, che sono aspetti legati più a lessico e semantica piuttosto che a scarse capacità logiche. Questo è un po' il senso. Quindi a questo punto, Emanuela, mi dici quanto tempo ho? C'è Emanuela? Eddie? No. Sì. Ho finito, vero? Sono le 7:04. Bene. Sì, hai sentito? Sì, 7-4 minuti. Ce la facciamo in mezz'oretta a fare il lavoro di gruppo? Avendolo già sotto mano, penso che si riesca a vedere, no? Proviamo, Mezz'oretta fino alle certo. 7:30. Poi facciamo l'intergruppo. Quanti sono i partecipanti? Perché Allora, sono in presentazione e non vedo niente, eh? Vedo solo qualcuno, ma. sì, no, scusa un attimo Patrizia, avremo bisogno di sapere
Chi è entrato con il nome di Giovanni Menorello? C'è un eco, però. C'è un effetto eco. Chi è entrato col nome di Giovanni Menorello? Questo l'abbiamo già chiesto, forse. E poi Giulia Pallaro? Sì. Giulia Pallaro, che non abbiamo in elenco. E quindi è una persona che è entrata con un altro nome. Sì, Giulia Pallaro. Pallaro. Possiamo sapere? No, Giulia forse ha il microfono spento e quindi... Sì, sono tutti lì. Dara, scusi, mi sentite? Sì, sì, Fiorella. Sono io purtroppo, era mia figlia e poi ho cambiato in Fiorella Toniato. Va bene. Scusi perché io sono in difficoltà col computer, dico molto, dico veramente. No, d'accordo, a non noi basta riconoscere i nomi che abbiamo in elenco. Certo, infatti l'ho fatto in secondo momento perché mi sono accorta che è uscito appunto il nome di mia figlia. Va bene, perfetto. Allora, Patrizia, siamo 21. Cioè, sì, siamo 21 due gruppi, partecipanti, allora. A parte noi, 21. Facciamo due gruppi. 23. Allora, il compito si tratta di fare questo. Più o meno c'era scritto nella scheda, era che non era così esplicito. Scusate, ma il mio cagnolino che è agitato perché non so che cosa ha visto. Allora, identificare i possibili ostacoli alla comprensione a livello di dizionario, cioè il lessico, di enciclopedia, cioè l'esperienza. Sì, scusa Patrizia, ti interrompo un attimo perché Emanuela ha trovato una soluzione, essendo il numero molto minore di quello previsto, una soluzione per i gruppi. Ora darà due chiarimenti. Presenta intanto il compito, se vuoi, e dopo do le era già scritto nel compito che loro avevano ricevuto da Edi, cioè bisogna analizzare questi testi, trovare quali sono gli ostacoli legati al lessico, cioè alla conoscenza delle parole, all'esperienza che i bambini possono avere di determinate cose, il non detto, le anafore, cioè i pronomi, e la formulazione della domanda sui test. Dopodiché io darei subito, allora questi testi apparentemente così semplici sono stati frutto di un lavoro di gruppo, di quinta, cooperative learning, avevamo fatto il cooperative learning, quindi c'erano tutti i ruoli, c'era tutto un... E sono venute fuori delle cose molto molto interessanti, una classe quinta, perché le strutture che ci sono in questi testi sono poi anche le stesse strutture che troviamo alle medie, cambiando, mettete le parole, non so, mele con segmenti e vi viene fuori quello che si può intendere come le rappresentazioni, scoprire con la tecnica le rappresentazioni, la somma di segmenti, la differenza di segmenti e tutto quello che ci va dietro. Quindi E ci sono state delle cose molto interessanti e vedrete che questi test, apparentemente tutti uguali, in realtà hanno strutture completamente diverse. Quindi vi chiederei di individuare quali sono i testi che si assomigliano per struttura. Questo è quello. Il testo, vediamo, è questo. Purtroppo quando ho fatto la coppia sulla slide è venuta troppo piccola, l'ho ingrandita e sfocata, ma invece l'avete sotto mano. Ecco, vi chiederei di fare questo. Sono 11 testi e si possono raggruppare per struttura e magari parlate all'interno del gruppo, se si fa gruppi adesso Emanuela ci dirà, e poi e ne riparliamo dopo quando ci ritroviamo. Allora, i problemi tecnici ci sono sempre. Allora, siccome avevamo previsto più stanze, in realtà ne facciamo solo due. Una resta in presenza nella plenaria che stiamo... Okay. Se abbiamo mezz'ora, 19:16, 19:46. Sì, circa sì. Ok.
Ecco, ma non preoccupatevi di questo. Rilassatevi e entrate un po' nel lavoro che vi ha proposto Patrizia. Ok. Io ho iniziato a sottolineare le anafore. Mi dispiace se facciamo un giro di presentazioni. Pronti? Pronti. Io sono un'insegnante delle medie, quindi sono un po' un'infiltrata. Insegno Codogne, Treviso, e insegno le medie. Anch'io sono un po' infiltrato, addirittura più di te, alle superiori. Sempre matematica. Io sono Barbara e insegno alla primaria, ho due classi seconde, ovviamente matematica. Io sono Marilena, sempre anch'io alla primaria, due classi prime. Fuori regione, perché sono di Pordenone. Io sono Nadia, anche se c'è scritto Veronica, e insegno in classe seconda, primaria, e a Vicenza. Io sono Sara, insegno in classe quinta, primaria, matematica. Io sono Daniela. Non si riesce. Riuscite a vedermi? Sì. Bene. Sono Daniela, insegno a Pieve di Solligo e in primaria classe terza, matematica. Buonasera, io penso di essere proprio l'ultima perché, innanzitutto sono una supplente, e sono in graduatoria per l'insegnamento della musica alle scuole medie, e però attualmente ho fatto delle supplenze in terza elementare, in terza primaria, adesso attualmente sono da un po' addirittura in una scuola di infanzia, però ero molto interessata, siccome appunto avevano proposto oltre ad un altro diciamo corso sul linguaggio, sullo screening psicolinguistico, mi piaceva questo nuovo corso e l'ho affrontato, ecco, tutto qua, proprio